ti aspettavi questa partita? Mi aspettavo una partita difficile, come è stata, una partita molto difficile, molto, molto lavorata, ma contenti per il punto, un punto per noi importante che dà morale e dice che stiamo sulla strada giusta. Visti i gironi, si diceva la Roma può arrivare seconda, il Barcellona farà una gara a parte. In realtà, partiti in questo modo, si è già un pezzo avanti. Pensiamo che un punto importante per la classificazione, pensiamo adesso al Vate, piano piano, non pensiamo a lungo perché ancora manca tanto, un punto che dà fiducia contro il campione, abbiamo battuto alla finalista in campionato, abbiamo pareggiato contro la campiona d'Europa, stiamo sulla strada giusta. Iago, il gol di Florenzi? Incredibile, io ho detto in campo mai visto un gol così, siamo molto contenti per lui, se lo merita, un gol penso che dei più belli sicuro della stagione. A livello tuo personale invece ormai non esci più dalle rotazioni di Garcia, sei sostanzialmente un titolare di questa Roma, ti aspettavi così tanto? Io quando lui mi dice di giocare tratto di dare il massimo e ho detto non mi sentivo titolare quando gioco né quando supplente, quando sono in banchina e magari oggi è stato una partita non così brillante in attacco, ma abbiamo lavorato tanto e alla fine in queste partite si deve correre tanto. Ti ha detto qualcosa di salve? No, oggi non l'ho visto. Dopo il Gamper abbiamo parlato, oggi non l'ho visto, non abbiamo un contratto. C'è stato un momento che avete pensato quasi di vincere? Hai avuto questa sensazione? Sì, alla fine ultima mezz'ora penso che abbiamo difeso molto bene, loro hanno sbagliato anche tante palle e dopo con la De Florenzi, quella che è di sinistro, anche con la mia lì ho pensato che magari potevamo vincerla, ma va bene così, dai, un bel pareggio. Senti, adesso invece testa al Sassuolo, secondo te nel campionato è l'Inter in questo momento la squadra, come dire, su cui fare la corsa? Secondo me la campiona, la Juventus, merita il rispetto, ha cominciato diciamo non benissimo, ma loro sono i favoriti e dopo siamo noi che l'anno scorso abbiamo arrivato secondi. E adesso appena cominciato, penso che come ho detto stiamo sulla strada giusta, pensiamo a Sassuolo, dopo vengono partite, una partita difficile fuori casa e adesso pensiamo testa al campionato. E con questo risultato la Roma può fare qualcosa nella